Salve a tutti gli affezionati al canale EarthLive 2.0. Sai che non è una buona notizia quando la NASA afferma che esiste la possibilità che una roccia spaziale abbia un impatto sul pianeta Terra, e di più quando è enorme. L'asteroide che viaggia verso la Terra è più grande della Torre Eiffel e si chiama Apophis, in onore del dio egizio del caos. La sua traiettoria mostra che percorre circa 31.000 km dalla superficie della Terra e c'è la possibilità che passi molto vicino dalla sua superficie. Per dirlo in si può prevedere che l'asteroide passerà vicino ai satelliti di comunicazione meteorologici in orbita, viaggiando a più di 40.000 km/h quando attraverserà la Terra. E nel caso in cui l'asteroide di 46 milioni di tonnellate colpisca la Terra, potrebbe creare un cratere largo 1,6 km e profondo 518 metri. L'impatto sarebbe pari a 880 milioni di tonnellate di tritolo. Tutto molto inquietante, vero? Tuttavia, l'unica persona che non è preoccupata è il fondatore di SpaceX, Elon Musk, che ha già annunciato che se un enorme asteroide colpisce la Terra non possiamo farci nulla. Ma ora un gruppo di scienziati ha calcolato la data dell'impatto, ma ne parliamo dopo aver lanciato la sigla. La NASA ha da tempo avvertito che Apophis è un asteroide potenzialmente pericoloso trovato nel nostro sistema solare. Sebbene l'Agenzia Spaziale Americana abbia predetto le probabilità di una collisione di 4 su 1 milione durante il suo vicino passaggio nel 2036, alcuni teorici della cospirazione credono che i veri pericoli di questo omicido corpo-spaziale non siano stati previsti. Come riportato dal quotidiano britannico Daily Express, lo scienziato Michel Orme rivela che la NASA ha sbagliato completamente lo studio della traiettoria dell'asteroide Apophis e sostiene che nei prossimi 10 anni potrebbe verificarsi una possibile collisione con la roccia spaziale. Orme afferma che l'asteroide può avere un impatto sul nostro pianeta in un'area tra il Mar del Nord, l'Oceano Atlantico e il Mar Nero, situato tra l'Europa orientale e l'Asia occidentale. Apophis colpirà la Terra il 13 aprile del 2029 o aprile 2036 se non si discosta, ha dichiarato Orme al Daily Express. Apophis con certezza avrà un impatto sulla Terra tra il Mar del Nord e il Mar Nero il 13 aprile del 2029 o il 13 aprile del 2036. Ho un sacco di informazioni che finora abbiamo confermato con più di 250 esempi specifici di ciò che vorrei chiamare informazioni scientifiche profeticamente accurate dalla fonte. Orme ha anche affermato che l'ex ingegnere aerospaziale della NASA, Matthew Wiskiewicz, e il matematico Henry Lear sono membri chiave del suo gruppo di ricerca. Nel 2013 la NASA ha calcolato che Apophis non avrebbe avuto alcun impatto sulla Terra. Hanno escluso la possibilità di un impatto nel 2036. Hanno ritenuto che le probabilità di un impatto della grande roccia spaziale siano meno di 1 milione, quindi l'unico interesse è puramente scientifico. Ma hanno anche chiarito che il 13 aprile del 2029 il passaggio dell'asteroide Apophis entrerà nella storia a causa della vicinanza dell'oggetto al nostro pianeta. Può essere osservato con telescopi ottici e radar. Con le osservazioni radar possono controllare la superficie di pochi metri. La NASA ci dice costantemente che non dovremmo preoccuparci del pericolo degli asteroidi, ma ha sviluppato per anni un'arma di difesa planetaria per proteggere la Terra dalle minacce dello spazio. L'obiettivo principale di quest'arma è di deviare gli asteroidi dalla loro traiettoria di origine, in modo che questi corpi spaziali attraversino rapidamente la Terra senza innescare una vera apocalisse. Tuttavia, alcuni esperti ritengono che quest'arma di difesa planetaria non funziona quando si tratta di combattere grandi asteroidi come Apophis. Secondo questi esperti, bombardare l'asteroide è l'unico modo per proteggere la Terra se corpi spaziali giganti si avvicinano, ma attaccare gli asteroidi provocherà una pioggia radioattiva che causerà un altro tipo di devastazione. Di Apophis sul web se ne dicono di tutti i colori, come il famoso versetto della Bibbia di Luca 21:25-26. Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli, infatti, saranno sconvolte. Ma sarà davvero così? E quindi la NASA ci nasconde qualcosa? Oppure sarà soltanto uno spettacolo da osservare con il telescopio? Grazie per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al canale e noi ci risentiamo alla prossima.